Bella rega, benvenuti in questo nuovo video. Oggi butteremo le solette joyshocker.com sulle Yves Saint Laurent. Perdonate la pronuncia, ma sti brand qua difficilmente li tratto. Iniziamo con prima di tutto rimuovere un pezzo di soletta di una scarpa precedente che è rimasto lì. Iniziamo con il pulire la suola, successivamente aver pulito con la nostra spugna, puliamo anche il tacco. E iniziamo con il riscaldare la soletta. Il riscaldo deve durare in media tra i 5 e i 10 minuti ad ogni passaggio. Vi ricordo di riscaldare di continuo e in tutti i passaggi. Io in questo caso vi chiederete: ma perché scaldi solamente un piccolo ritaglio? Semplice, essendo che la parte da applicare è piccola, in automatico voi potete fare la mega giocata, ossia voi prendete due solette, ne usate una e avete già i ricambi per un futuro. Ricordatevi sempre di scaldare sia la soletta che la suola della scarpa, o il tacco in questo caso. Ritagliate a misura. Dopo avete spellicolato, applicate, spingete per bene in modo tale da far uscire le bolle d'aria. Ritagliate a dovere. Ricordate, mediante l'utilizzo di esempio una matita, far uscire tutte le bolle d'aria possibili. E con la forbice fate prima un ritaglio grossolano, cioè scaldate un attimo. Fate prima un ritaglio grossolano e poi un ritaglio più fine. Ricordate di non lasciare angoli, pieghe o comunque fessure che possano fare leva e far sì che la soletta si stacchi o si scolli. Evitate quindi bordi, angoli e così via. Riscaldate il tutto ad ogni passaggio. Ora iniziamo a lavorare sul tacco. Tagliate a misura, poi se si scolla leggermente non è un problema perché tanto quando andremo a scaldare si applicherà per bene. Riscaldate anche qua per 5 minuti circa. Dopo aver pulito un minimo, che c'era troppo caos, iniziamo con il riscaldare la seconda parte di soletta da applicare. Come prima, 5-10 minuti di permanenza al caldo ad ogni passaggio. Qua ad esempio ho coperto le scritte e qui l'ho rialzata in modo tale da evitare ciò.
rifinite il tutto e riscaldate il tutto. Ora applichiamo sul tacco, scaldiamo il tacco e poi scaldiamo la soletta, la applichiamo come prima. Vi ricordo che queste solette le trovate sul sito joyshocker.com e vi ricordo inoltre che le nostre solette sono universali, quindi che voi abbiate i tacchi di Yves Saint Laurent, oppure le Jordan 1, le Jordan 4, o le Puma, o le scarpe della nonna, le nostre solette vi andranno lo stesso, per cui passate da joyshocker.com. Ecco il risultato finale, guardate di finire i dettagli, perfettissime, guardate qua, con il grip stupendo, la persona che utilizzerà queste scarpe, queste ciabatte, questi tacchi, non scivolerà più. Guardate qua, che perfezione, dall'alto nemmeno si vedono, sono pressoché invisibili. Soprattutto anche il motivo è che, essendo trasparenti, aderiscono con qualunque colore, diventano realmente invisibili. Se avete visto anche il video del Jimmy Choo con Catena, lì potete notare benissimo quanto sono invisibili. Guardate qua che dettagli, ragazzi. Queste solette salveranno veramente le scarpe dall'utilizzatore. Uno le può usare finché non si distruggono. Se vi è piaciuto il video, iscrivetevi, lasciate like. Alla prossima!